20 settembre 2018, siamo a Roma, nella stazione di Porta Furba, e siamo in compagnia di Ugo Spagnolo, perché c'è una presentazione, non è un'inaugurazione vera e propria, è proprio una presentazione, un'illustrazione, diciamo, una presentazione al pubblico e anche all'autorità di una opera. Io la chiamerò opera perché non sono tecnicamente più di tanto addentro, di Ugo Spagnolo, che potete anche vederlo su internet. È un artista, ovviamente nel campo figurativo, però senza esagerare nell'etichettare, però giustamente la giusta definizione e anche come si autodefinisce Ugo Spagnolo, glielo chiediamo direttamente a lui. Dunque, sì, potremmo definirla un'operazione, nel senso che prevede appunto un'azione, anzi un'interazione con il pubblico. E l'idea è proprio quella di fare qualcosa che non sia soltanto mera decorazione, di riempire uno spazio, bensì di rendere partecipe colui che guarda, il pubblico che agisce, interagisce e diventa anche un interattore. Abbiamo fatto delle immagini che metteremo, diciamo, come coperture, un po' per illustrare di che si tratta. Nel descriverlo possiamo dire che la parte qui della stazione di Porta Furba è stata coperta da delle immagini di personaggi. Diremo poi, chiederemo anche a Ugo la scelta di questi personaggi, appunto, conosciuti, e anche da tante bottiglie. La diciamo iniziativa si richiama la memoria, vuoti di memoria. Queste bottiglie in qualche modo sono usate da questi personaggi per essere riempite. Sono bottiglie, diciamo, un po' l'azione quella là della che si usava una volta per riempirle con la conserva, per essere riempite di memoria in qualche modo. Diventa un gesto rituale, i personaggi diventano dei sacerdoti, conservatori della memoria. Per quello che riguarda la scelta dei personaggi c'è stata molta difficoltà, perché man mano che entriamo in relazione con le persone del quartiere, del territorio, del Quadraro, ho trovato tantissime persone degne di essere, ma tantissime veramente, di essere rappresentate. Per cui ho fatto anche un lavoro fotografico dove ho rappresentato fotograficamente moltissimi duratori, questo attraverso vari set fotografici, laboratori fatti nelle scuole, nelle associazioni, nel quartiere in generale. I personaggi sono comunque, che sono stati scelti, ecco qui alle mie spalle abbiamo l'eroico Don Sardelli della scuola 725, un'esperienza umana, pedagogica incredibile, l'acquedotto felice dove c'erano le baracche, nell'acquedotto felice lui ha costituito questa scuola togliendo i ragazzi in qualche modo. Erano degli immigrati d'antan. Sì, dalle classi differenziali dove c'era tutto questo sottoproletariato che poi serviva per la ricostruzione delle case vere, e siamo andati a trovarlo a Cassino, intervistato, fotografato e rappresentato. Poi abbiamo tanti personaggi del Quadrato, famosi e meno famosi, dai personaggi più comuni, tra virgolette, meno comuni, abbiamo le figlie dei rastrellati, abbiamo i partigiani, abbiamo gli attori come Ascanio Celestini, Netto Tavoli, che nel Quadraro hanno lavorato, insomma sono legatissimi. Abbiamo i personaggi della Murga, abbiamo Cesare Tacchi, ma ce ne sarebbero altri di artisti importanti del Quadraro. Abbiamo il calciatore, ma anche lì la Bettini Quadraro, ha tirato fuori dei campioni importantissimi, perché abbiamo Giancarlo De Sisti, detto Picchio, Wanda Prosperi, Daniele Nini, attore, quindi una generazione di teatro che ha portato l'operazione Balena al teatro per far conoscere, perché è anche l'operazione Balena e il rastrellamento ha avuto un'importanza fondamentale qui al Quadraro ed è una storia che tutti vogliono conservare, e appunto è stata presentata a teatro in vari spettacoli eccetera eccetera. Poi Gino Scarano, le maestranze di Cinecittà, quindi poi Sisto Quinto, che non ho avuto il piacere di conoscere, Felice Peretti, e poi dimentico qualcosa, ce ne sono altri in memoria sicuramente. No, volevo ringraziarti per il fatto che spontaneamente hai citato appunto anche le figlie della strada del Quadraro, la storia e l'evento rastrellamento del Quadraro
Libre TV diciamo se ne occupa coadiuvando il lavoro di Pierluigi Amen, che sta qui, non si vede dietro la telecamera e ci fa le foto, per quanto riguarda la ricostruzione storica di questo evento abbastanza trascurato dalla storiografia per quanto riguarda la storia contemporanea recente dell'Italia. Volevo fare un accenno a delle esperienze che tu hai fatto, cioè come questo espediente artistico delle bottiglie non è la prima volta che tu lo realizzi qui, l'hai fatto anche altrove. Ecco, siccome ho visto qui facendo, abbiamo fatto anche le immagini che vedranno i nostri video web ascoltatori, poi ci sta l'interazione, cioè le persone scrivono su questi spazi, su queste bottiglie, raccontano delle storie. Allora, Vuoti di Memoria a Radici Lontane nasce come installazione con un gruppo che è Radice di Tre e con delle bottiglie vere che venivano riempite dal pubblico. Ha preso diverse strade, ha preso la strada appunto della rappresentazione figurativa murale, però rimane questa interazione, cioè questa è la peculiarità di questo modus operandi. E le bottiglie vengono riempite dal pubblico, dall'interattore che è il pubblico, mediante laboratori, teoricamente anche direttamente sul muro, poi qui per questioni di sicurezza, anzi questo mi ha spinto a fare più laboratori, a entrare in relazione con le scuole, abbiamo lavorato con la scuola Argan, con la scuola media elementare di zona, con il liceo artistico di Monterotondo dove insegno, le associazioni che hanno dato una mano incredibile perché tutti sono entrati veramente entusiasticamente in collaborazione, la rete si è allargata sempre di più, per cui voglio ringraziare tutte le associazioni e tutte le persone che mi hanno aiutato e chiaramente in primis il comune e il settimo municipio che ha avuto la sensibilità insomma, di poter insomma, di accogliere e sostenere questo progetto e naturalmente ATAC che ospita gli spazi. Certo, posso dire una cosa importante, importantissimo, fondamentale è il finanziamento dell'opera e quindi voglio ringraziare naturalmente gli sponsor senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile. Sono sponsor legati al territorio anche quelli, quindi è tutta una cosa che nasce e si realizza proprio qui. Tutti, perché comunque abbiamo in primis Sergione Sant'Angelo con l'Harley Rock Crew che mi ha anche ospitato, mi ha dato una residenza e mi ha dato l'opportunità di lavorare qui in zona. Poi abbiamo il panificio storico dei Quintili, Carra, il bar Carra e Morlacco, Elettronica Morlacco e poi lo sponsor tecnico di Sigma Coating che ci ha dato tutti i colori per poter realizzare l'opera, nonché altre collaborazioni amichevoli come quella del Mattarello. Ritornando invece poi alle associazioni che ci hanno aiutato, ci hanno ospitato dal CSO Spartaco al Circolo Berlinguer, insomma persone che Loris Antonelli, Giovanna Colamussi, Salvatore Salmeri, sicuramente dimentico qualcuno, Sergio Tosoni che ha lo studio fotografo, artigiano del quadrato storico che ha ospitato ben una decina di set fotografici, così anche il Circolo Berlinguer, insomma perché siamo andati il quadracoro, 60 e più persone entusiaste che ci hanno dato le bottiglie, le hanno riempite, le hanno raccolte per il quartiere, insomma è stata una collaborazione, è stata una cosa veramente magica, molto 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 un'esperienza proprio ricca. A questo punto noi io mi sentirei anche di promuovere questa iniziativa invitando le persone a venire a interagire e realizzare e a continuare a realizzare quest'opera scrivendo le proprie storie su queste bottiglie. C'è questa possibilità collegandovi, come si dice, insomma, andando sul sito vuotidimemoria.com c'è una scheda, un modulo, tra virgolette, dove si può riempire la bottiglia e rispedirla. E poi periodicamente verranno incollate e questo lavoro che è un work in progress, cioè un lavoro che teoricamente idealmente non finisce mai perché non si può raccontare la storia di un quartiere o di una città o di un popolo con un murale, con un'opera, però l'idea è proprio quella di lanciare un input perché questa memoria possa essere conservata. Grazie Ugo Spagnolo. Grazie.